però per rendere le cose un pochino più interessanti, usiamo Lua con un motore grafico che si chiama Love, quindi faremo alcune piccole lezioni con Love per vedere come costruire dei piccoli videogiochi. Per cercare Love dovete cercare Love 2D, in realtà è scritto con la O umlautata, però accetta anche la O normale. Quindi quando andate su Love, arrivate in una pagina in cui è possibile scaricare le varie versioni, quindi possiamo scaricare per esempio la versione 64 bit installer o zipped. Semplicità, mi hanno detto che sempre un pochino più rapido fare la versione installabile, la salviamo. Anche qui vediamo che è molto piccola, quindi con 3 megabyte abbiamo di fatto un Love installato. Ora l'installazione di Love si installa come vedete in diretta, 0.10.2 agree, installiamolo, per dire, lasciamolo installare dove lui vuole. Vediamo che nel caso, se lo installate da qualche altra parte, si può poi correggere l'IDE per farlo andare dove vogliamo. Quindi c program file love installiamo. Allora, love è pronto. Come facciamo a usare love? In teoria vediamo subito che love permette di fare molte cose interessanti grafiche, ma a noi ci interessa come primissimo impatto questo: come si fa a fare un Hello World in Love. Quindi prendiamo questo programmino, andiamo qui, per dire, su una vostra cartella, quindi potete fare sia così, ma visto che probabilmente molti di voi potrebbero avere difficoltà a usare il terminale, proviamo a farlo invece in maniera molto semplice. Quindi andiamo magari sotto un posto che ritenete opportuno, per esempio D, e qui ci creiamo una, facciamo una nuova cartella, folder. E questa cartella nuova la chiamiamo Love Experiment. Qua dentro ci mettiamo il programmino che chiamiamo main.lua. Main.lua è il nome standard con cui dobbiamo chiamare tutte queste cose, quindi facciamo un nuovo text document. Questo qui lo chiamiamo main.lua, ecco, e poi andiamo a modificarlo con un editor, possibilmente, ecco, se non avete nient'altro, poi vedremo che useremo il Zero Brain, ma adesso in questo piccolo video facciamo le cose semplici con WordPad. Facciamo Ctrl F, Function, Love Draw, Love Graphics Print, Hello World, e poi delle coordinate. Quindi questa è una funzione che vuole semplicemente dipingere, scrivere questa scritta. Quindi la salviamo, ok, e poi andiamo nel nostro, dove l'abbiamo salvata, che era sotto dhcdapps. E poi abbiamo fatto cd love-tab love experiments. Quindi volevamo fare il love experiments. Vediamo dove c'è la salvata. Love experiment. Ah, sotto d direttamente. Ok, quindi cd love experiment. Vedete che qui abbiamo il main.lua col dir, facciamo il type di main.lua e vediamo che c'è questo love draw. A questo punto dobbiamo lanciare il love da dove l'abbiamo messo e specificargli il punto in cui c'è il nostro programmino.
Stessa cosa, lo cerco con questo programmino che è Everything, che vi raccomando perché cerca un po' ovunque. Cerchiamo love.exe ed è che l'abbiamo installato sotto C Program Files Love. Okay? Quindi qui possiamo semplicemente prendere e proviamo copy full name, quindi eccolo qui, cprogramfile love.exe, e poi bisogna mettere punto. Qui l'unico problema di program files è che, essendo che c'è uno spazio in mezzo, conviene mettere così, così si mette un apostrofo, doppio apostrofo, virgolette, prima e dopo il file, e a questo punto, lanciando questo, vedete che compare Hello World. E questo è sostanzialmente il nostro primissimo programmino grafico. Adesso invece, cioè grafico testuale, ma vedremo che possiamo poi fare delle applicazioni grafiche. Quindi, come primo impatto con Love, direi che è sufficiente. Prossima volta vediamo come usare invece Zero Brain per collegarsi a Love.